Giornale della Scienza. L'emergenza rifiuti non è mai finita. Ogni italiano, pensate, ne produce oltre mezza tonnellata all'anno. Ci sono dei luoghi però dove il problema è stato ribaltato, trasformando l'immondizia in una risorsa. Pochissimo finisce in discarica. Il trattamento virtuoso dei rifiuti è fatto per metà di organizzazione e per metà di alta tecnologia. E una delle frontiere più avanzate passa proprio per l'Italia, dalla provincia di Rovigo, dove i rifiuti non appesantiscono ma tagliano le bollette dei cittadini. Città di Adria, 20.000 abitanti, raccolta differenziata 100%, come del resto in tutta la provincia di Rovigo, 49 comuni, con due punti principali: educazione dei cittadini, condivisione del progetto rifiuti e tecnologie, come vediamo. 70.000 contatti al giorno, casa per casa. Gli addetti prelevano rifiuti già separati da ciascuna famiglia. Perno di tutto, omogeneità e qualità dei rifiuti. E 150 mezzi partono all'alba per 49 comuni della provincia, un lungo percorso di raccolta. 50 sindaci hanno dato vita a Ecogest, società in consorzio che raccoglie, gestisce, promuove e dà lavoro a 240 persone. Prima tappa al centro raccolta di Rovigo. Ciò che non è rifiuto speciale o differenziato finisce per essere CDR, combustibile da riscaldamento. Diventato un combustibile a tutti gli effetti, lo stanno utilizzando nelle centrali termoelettriche, lo stanno utilizzando nei cementifici, lo stanno utilizzando in sostituzione di altri combustibili. La vera partita è riuscire a far apprezzare questo materiale come combustibile alternativo. Per avere un combustibile pulito, senza plastiche pesanti, senza contaminanti, abbiamo delle operazioni di selezione che vanno dalla triturazione alla separazione magnetica e poi abbiamo un sistema d'aria, di flottazione si chiama, dove viene fatta volare la parte più leggera che viene raccolta e separata, e quello è il combustibile, mentre la parte più pesante, che è la plastica pesante, la parte che brucia male, viene portata allo smaltimento. Tecnologie, controlli di qualità, di selezione, trattamento, il tutto in un ambiente chiuso, pulito, che non rilascia all'esterno odori né rumori. Altra tappa a Balò. In questo impianto avviene la totale e definitiva separazione di metalli e plastiche secondo tipologie e colori addirittura. Separazione balistica secondo traiettoria e peso, dunque, dai nastri che sfilano a 20 metri al secondo. Altro tipo di identificazione è la lettura ottica con spettro che cambia in base alla tipologia dei materiali, o quella eolica a getti d'aria. Una grande macchina, altamente tecnologica, ma che prevede comunque l'errore. Nel ciclo è sempre previsto il controllo umano. Non un solo chilo di questi materiali finisce in discarica. I destini della plastica sono infiniti, dall'edilizia al mercato al settore tessile, ad esempio pensiamo ai pile, e questa risorsa può essere molto importante sia dal punto di vista economico. Qui a Balò, ad esempio, operano ben 64 addetti. Ha un valore di oltre 600 euro tonnellata, che fa risparmiare molto rispetto all'utilizzo delle plastiche vergini. Dal punto di vista ambientale si pensi che in questo impianto si recuperano circa 50.000 tonnellate anno di plastica. 110 tonnellate al giorno complessivamente di rifiuti, 350.000 tonnellate l'anno. C'è anche la carta in tutto questo ed è proprio il prezioso materiale che finisce alle cartiere del Polesine. I camion arrivano, scaricano e si avvia il processo di selezione per quella che è una materia prima sempre più preziosa. Macero e poi via, verso i mercati. 70% di raccolta differenziata significa coinvolgimento attivo della popolazione ed è necessaria anche la puntualità dei mezzi e delle tecnologie. Ogni automezzo è dotato di GPS. Alla centrale, in ogni istante, si ha posizione e avanzamento lavori, con due esiti cruciali. I rifiuti trattati così fanno bene all'ambiente e anche al portafoglio.